Adesso si sono inventati l'ultima palla, il premierato. Il premierato, non mi dilungo su questa cosa, ma prevedo ovviamente che andranno a sbattere con la testa contro un muro di cemento armato, perché in questo momento la Meloni non ha la possibilità di governare l'Italia, ha una maggioranza straordinaria, può fare quello che diavolo vuole, sta sistemando tutti i parenti, gli amici, i cognati, gli amici dei cognati, tutti quanti, può fare quello che vuole. C'è bisogno del premierato, cioè di rompere gli equilibri costituzionali, un'altra grande frottola ideologica che serve, come dire, a sollecitare una domanda d'ordine nel nostro paese, ma alla fine non avremo nulla di concreto che produrrà questo governo. Ritorna la domanda fondamentale: qual è l'alternativa? Qualche giorno fa su un giornale di Torino Giovanni Orsina faceva questa considerazione che è fondata. Vedete, sui migranti chiaramente il governo ha fallito. Però Orsina è uno storico intelligente, dice: attenti, questo non determina automaticamente un cambio di opinione. Perché? Perché l'opinione pubblica dice, a proposito di linguaggio, è vero, non hanno risolto niente, ma perlomeno parlano del problema, perlomeno cercano di affrontarlo. Voi neanche lo affrontate. È chiaro come siamo combinati. Allora, davvero, la situazione del nostro paese è estremamente delicata ed è urgente costruire non solo un programma credibile, cioè che sia visto dalla maggioranza degli italiani come un programma in grado di migliorare le nostre condizioni di vita, quelle dei nostri figli, ma abbiamo bisogno anche di cominciare a preparare un'alleanza di governo, perché per come è il sistema elettorale, o costruisci un'alleanza oppure perdi, sempre a proposito di coerenza. Come è stata coerente la Meloni? Non è andata al governo. Poi ha fatto un'alleanza con quelli che fino a 2 mesi prima stavano nel governo e lei stava all'opposizione. E basta, e basta. Questo si chiama trasformismo, ma per sconfiggerlo bisogna creare una prospettiva di governo credibile, altrimenti questi ce li terremo ancora per parecchi anni, purtroppo. Devo dire che parlando con molti esponenti grillini mi è capitato di ascoltare anche ragionamenti molto consapevoli che non avevo ascoltato negli anni passati. Molti di loro, anche autorevoli, mi hanno detto: dobbiamo guardare in avanti. Siamo stati una forza politica un po' avventurista, un po' demagogica. Abbiamo immaginato che governare un grande paese, governare un apparato pubblico, fosse un'impresa semplice. Ci siamo inventati idiozie tipo uno vale uno, uno vale uno. Se uno si deve fare un intervento chirurgico, non è che dice uno vale uno, no, no, io vado al chirurgo migliore, quale uno vale uno. Io non sono in grado di dirigere una centrale nucleare. Probabilmente un ingegnere nucleare non è in grado di dirigere l'apparato pubblico di una grande regione. Grandi elementi, come dire, di primitivismo, di infantilismo politico. Questi anni di esperienza pesano anche per i grillini. I grillini hanno perso la metà dei voti. Una delle mie polemiche con il gruppo dirigente del Partito Democratico in questi 10 anni è stato questo. C'è stato uno spostamento elettorale di quasi 15 milioni di elettori, perché hanno dimezzato i voti leghisti, hanno dimezzato i voti 5 Stelle. Ma com'è possibile che il PD non intercetta un voto su 15 milioni di elettori che si sono messi in movimento? Chiusa la parentesi sul passato. Allora io credo che anche i 5 Stelle abbiano cominciato un percorso di maturazione. In ogni caso, io sono per fare un'operazione verità, per dire agli amici 5 Stelle: cari signori, noi abbiamo davanti il problema del governo dell'Italia. È un problema per voi o no? O vogliamo lasciare l'Italia in mano a questo? Allora, se è un problema, dobbiamo sederci, vedere le questioni fondamentali che riguardano il futuro del paese,
Sulle questioni secondarie possiamo avere opinioni diverse, ma sulle questioni fondamentali del governo dell'Italia noi dobbiamo trovare un'intesa se vogliamo governare questo Paese. Non troveremo l'intesa da qui alle elezioni europee, il voto è proporzionale, ognuno cercherà di fare demagogia, ma dopo dobbiamo sederci e ragionare seriamente, altrimenti faremo come gli abitanti di quella città di Italo Calvino che ho richiamato, che vive fra le stelle, e gli abitanti sono felici della loro assenza, vivono fra le nuvole e sono contenti. E non va bene, e non va bene. Il problema che abbiamo noi è governare l'Italia. E prima o poi questo problema dovrà valere per il PD, per i 5 Stelle, per Calenda, per Renzi, per il diavolo che volete voi, se non vogliamo condannarci alla inutilità politica. E non credo che possa essere questa la prospettiva che dobbiamo indicare ai nostri figli.